la quando ci si incontra, e la sensazione che ci si trova tra amici. Perché quando gli incontri prendono l'aspetto formale della, no, della, sembrano più freddi, invece tra amici ci si concede tutto e non ci si scandalizza di niente, anzi si è più disponibili a acquisire, come, perché detto dall'amico, quello che viene espresso. Questa è l'ultima conferenza che noi teniamo indicata per serie, come Garzia Fusco Caliandro, vescovo di Nardò Gallipoli. Dalla cronaca alla storiografia. Ci sono altri certamente che hanno vissuto il ministero pastorale più a lungo di questi, per esempio non sappiamo nome, però l'intento nostro era quello di indicare i tre vescovi che sono stati costituiti dopo la unificazione delle diocesi di Gallipoli e di Nardò. Quest'ultima conferenza che teniamo Signor Servo, so che
metropolita e divenza Gennadios che l'arcivescovo ortodosso d'Italia è Malta ed esalca per l'Europa meridionale e vive a Venezia. Riflettendo su tante figure e pastori che hanno segnato la nostra storia sacra, come ce l'ha presentata anche in maniera chiarissima Francesco, cercavo di individuare per ognuna di queste figure la casetta più idonea in cui collocarla. Dove sto? È di Paolo o di Giovanni? E vi dico la verità, mi sono sentito obbligato a scegliere sempre il lato di Paolo, secondo la detta distinzione di prima. Allo stesso tempo ho avuto difficoltà a utilizzare la casella più ovvia, che è quella né di Paolo né di Giovanni. Stiamo parlando di Cristo, di cristianesimo. Quindi la casella più ovvia in cui avremmo dovuto sistemare queste figure sarebbe dovuto essere quella di Cristo e del Vangelo. E ritorna qui come inizio di discorso una domanda radicale e discriminante, che poi abbiamo trovato pure giorni fa nella liturgia che abbiamo celebrato. Ma voi in quale immagine vi riconoscete, direte a noi Cristo? In chi siete disposti a essere capaci di riconoscervi? Cioè? Perché guardate, sono io il pastore. E questo pensiero mi ha fatto un po', mi ha messo, come dire, inattenti, in attenzione, perché valutando con questo metro tutta la situazione storica che abbiamo guardato, che Francesco ci ha fatto guardare, dovremmo dire con l'occhio di oggi, ma insomma, a tanti anni la Chiesa ci ha parlato. Sappiamo che tradizionalmente la Chiesa è fondata su Giovanni 21:15, cioè confermando a Pietro del primato del pascere la totalità del Regno. E quindi ci troviamo di fronte al quesito: cosa vuol dire essere pastori? La risposta dovrebbe essere ovvia, semplice, naturale. Beh, se così verrà detto, come dite io? Secondo pastori, secondo il mio cuore. Beh, io chiedo a uno storico, è un po' difficile andare in cerca come l'acqua in pagliaia. E che vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo bisogno di una pulizia generale, a partire da noi, da uno, perché la Chiesa sono io, siamo noi. Se riuscissimo a rompere questo cerchio che ci opprime la testa, e pensare e non pensare più che la Chiesa sono gli altri, l'istituzione, anche se farà botte fino ai denti per restare tale, io ho convinto il 50% della sua Chiesa del Vangelo, perché la Chiesa siamo noi, ma non per dire, per arricchirci di una parola o di una sensazione. Siamo noi perché siamo noi, perché la radice della Chiesa è il battesimo, perché il battesimo ci porta a Cristo, ci innesta. E Papa Francesco qui interviene con una parola che, e dopo chiudo, noi siamo nei confronti di Cristo dei mendicanti,
mendicanti di amore, ma solo nei confronti di Cristo, non degli altri. Perché se noi diventiamo mendicanti degli altri di amore, noi andiamo in cerca di qualcosa che non esiste, perché al di fuori di Cristo non c'è realtà più fondante di Lui. E allora qui si sviluppa tutto quello che proponevo Francesco, e che rifletteremo, avremo modo di riflettere prima di puntualizzarlo e proporlo quest'estate. È interessante acquisire la consapevolezza, l'autocoscienza di essere Chiesa, perché una volta acquisita questa, noi togliamo la roba. Perché? Perché ci abitueremo a camminare con la schiena dritta. Se no saremo, soprattutto noi del meridione, come ci accusano giustamente gli altri, saremo sempre coloro i quali dicono: buongiorno Signoria. E questo è umiliante per l'uomo e per i cristiani. E sono questi poi i pericoli che offuscano la nostra sensibilità e diminuiscono il modo di percepire la Chiesa. Noi siamo direttamente responsabili dell'andamento della Chiesa, come il Papa, con funzioni diverse. Vediamo come andrà a finire la storia. Però io ho speranza che questa storia, iniziata in questa maniera, è contrastata fino a ieri, possa essere una storia che ci porterà a sentirci liberi. Proprio per questa ragione, poi, raddrizzando la schiena, noi potremo avviare delle liturgie di gioia e non di musoleria e di tristezza e di angoscia, come spesso sono le nostre liturgie, anche solenni. Scusa, Roger. Amici miei, buonasera. Abbiamo percorso insieme un cammino lungo 100 anni, a tappe più o meno approfondite, e abbiamo fatto torto a tante figure che avrebbero meritato un approfondimento maggiore. Anche per il Novecento, Garzia, Cusco e Cariano, abbiamo scelto solo questi tre, ci sarebbero state figure significative da far emergere. Sempre con le loro luci e le loro ombre, perché nessuno è perfetto, avremmo potuto parlare Cardinale Urzi, ma prima di lui avremmo voluto parlare di Monsignor Francesco Minerva, quello vescovo di Lecce, e prima ancora di lui di Monsignor Gennaro Fenizia, dell'era dei napoletani, di nuovo, in diocesi di Nardò, con i vescovi del primo Novecento, del posto di Ricciardi, con una cultura tutta nostra, che io ho respirato, più di me l'hanno respirato mio padre e mia zia attraverso i racconti della nonna, di Ambrosano, e tanti di voi attraverso i propri ricordi di fanciullo, attraverso i ricordi anche per quanto riguarda voi dei genitori. Monsignor, come si chiamava quell'altro? Quello della Latemina, della Chiesa, Gian Attazio, visto tanto da Lindancan, la Latemina, la benedizione alla Latemina per la Chiesa. Per dire che uomini, gente che magari reprimeva un po' di meno, come è avvenuto poi nel periodo successivo, anche quello spirito, quell'ilarità, quel saper stare insieme alla gente. Dalla fine del Novecento in poi abbiamo perso il contatto umano tra vescovo e popolo, l'espressione iniziale del pontificato di Papa Francesco: vescovo e popolo e vescovo. Parlava da Papa vescovo di Roma. Stranamente, questo me lo diceva il mio grande amico padre Edoardo Cerrato, successore di San Filippo Neri, poi diventato vescovo di Brea. Parlando del cardinale Michele Pellegrino di Torino, diceva: il cardinale Pellegrino, che a parole era quello aperto, quello disponibile, quello buono, quello da
piazza loro da un chilo e mezzo, l'anellone con l'acqua ignola, l'aveva tutto bardato con i suoi valutamenti rossi, quello invece stava con la gente fuori a ridere, a scherzare, a giocare. Allora facciamo attenzione a non confondere poi il populismo con lo stare dalla parte della gente. Non è detto che tenerci anche alla forma poi significhi non tenerci al rapporto umano, a volte può essere anche il contrario. Nel 1984, per la precisione il 18 di febbraio, viene rivisto, revisionato il concordato tra sede apostolica e governo italiano, che era mussoliniano, infatti lateranense nel 1929. Allora le foto del cardinale Gasparri con il duce a Palazzo del Laterano a firmare il concordato, noi le abbiamo conosciute sui libri di storia. Le immagini del cardinale Casaroli con Bettino Craxi dell'84 le ricordiamo per averle viste o riviste, quindi è storia fresca. Ciò di cui parleremo questa sera è più bollente, più urticante perché ci riguarda da vicino. E oggi infrangeremo un grande tabù della storiografia. La storiografia ci dice: non puoi parlare degli eventi prima che siano trascorsi un certo numero di anni. C'è un amico mio carissimo, ma carissimo, carissimo, che sta a Parigi e lavora proprio negli archivi a Parigi. E non so se in Francia come in Italia, dopo quanti anni potete consultare i documenti relativi a una persona? Cioè, tipo 70, c'è benissimo. Siamo come in Italia. In Italia la legge è il minimo di 70 anni. Infatti, se uno vuole consultare l'archivio segreto vaticano, può consultare fino a un pontificato. All'archivio segreto vaticano a Roma aprono i vari pontificati a scaglioni. Ogni tanto si sente dire: hanno aperto il pontificato di Benedetto XV, hanno aperto, oppure si spera che aprano presto completamente l'archivio di Pio XII per capire veramente come sta la questione chiesa ebrei, perché è un processo lungo. Allora, per farvi spiegare, per spiegarvi questa remora, ve la spiego con Michelangelo. Molti di voi avranno visitato la Cappella Sistina. Ciò che a noi in un dipinto che magari sta sulla porta di una chiesa appare in proporzione ridotta, visto da vicino non si vede. Che voglio dire? Mentre Michelangelo dipingeva disteso sulla lettiga, come sappiamo, perché dopo il primo periodo che dipingeva così gli vennero i problemi alla schiena e quindi gli dovettero costruire una lettiga per dipingere disteso con la pancia in aria. Allora, Michelangelo, dipingendo il nasone di una delle sibille, non vedeva neppure il naso della sibilla, vedeva una tinta rosacea. Se tu stai troppo vicino ad una realtà, tutti vi state facendo vento, mi fate un favore, facciamo proprio i giochetti, prendete questo depiante delle conferenze, guardate la parte interna, l'evento storico, mettetevelo davanti agli occhi e cercate di leggere. Non si può leggere. Questo è il principio per cui la storiografia non si può fare se non ci si mette a una certa distanza dagli eventi, non troppo lontano, perché se ti metti troppo lontano non vedi comunque. Quindi uno non può ricostruire storiograficamente una situazione, un evento, se è passato troppo tempo. Perché? Per quale motivo? Perché sono morti testimoni di prima o al massimo di seconda generazione. Ci vuole la giusta distanza. Però io mi permetto di infrangere questo tabù, perché soprattutto la storia della Chiesa e la storia politica vengono scritte dai vincitori. Ci hanno fatto studiare sui libri di storia un'unità d'Italia che in realtà non è mai avvenuta. Ci hanno parlato di un sud poverissimo che è stato liberato da Garibaldi, e invece la nostra terra fino a quel momento, recentemente, non nella ricchezza assoluta, però ci si arrangiava. I conquistatori, quando hanno stabilizzato il loro potere, hanno scritto una storia di vincitori, hanno impiegato gente che scrivesse per loro.
loro una storia che li rendesse degli eroi. Allora Garibaldi, che era un mezzo furfante, è passato per eroe. Cavour, Vittorio Emanuele II e così tanti altri personaggi. In ufficio. Quale rischio c'è allora? Se non mettiamo per iscritto ciò che noi abbiamo vissuto in prima persona, facciamo come il vecchietto che, essendo vecchio, dice: non ne vale la pena che io pianti un albero di pesche o di mele, perché tanto io non lo... Allora, le due mele le raccoglieranno i nipoti. Se noi non mettiamo da parte, se noi non codifichiamo una cronaca vera, che non è il giornale di Cossi, cronaca vera, una cronaca autentica, non mistificata e non alterata dal potere di turno, che sia politico o ecclesiastico, da qualche decennio avremo una storia falsa, una storia che non esiste. Allora questo stasera ci ha spinti a essere un po' superbi, a osare, a mettere in discussione il principio storiografico del lasciare la cronaca da parte e fare una storiografia quando i personaggi sono morti e a stento sono rimaste le loro ossa. Allora parleremo appunto di questo periodo particolare della storia di questa terra. Dicevamo che nel 1984, il 18 di febbraio, Bettino Craxi e il cardinale Casaroli, all'epoca segretario di Stato, rivedono il concordato tra Italia e Santa Sede. Uno degli atti pratici del concordato è la revisione del territorio ecclesiastico e delle circoscrizioni ecclesiastiche con le diocesi. L'ultima revisione delle diocesi si era avuta agli inizi dell'Ottocento, in età moderna, inizi dell'Ottocento appunto, e aveva sancito per esempio Brindisi come sede in cui non risiedeva il re,